Andiamo di qua. Poi lo tagliamo. Guarda come lavora il G-meter. Alza un po' i finestrini. Adesso se ne fermiamo, lui si sposta in avanti. Signori, buongiorno a tutti, Vagelper da Padova. Abbiamo appena finito un'installazione, siamo con questa S3 Restyling 2019 Virtual Cockpit, originale di serie, quindi tachimetro centrale. Li abbiamo attivato oltre la telecamera che adesso vedremo, quindi se andiamo in modalità telecamera, vediamo la telecamera di parcheggio. Dopodiché noi torniamo pure in navigazione. Abbiamo attivato il video in movimento, quindi adesso lo vedremo. Abbiamo attivato anche il G-meter e abbiamo attivato la potenza e la coppia. Quindi partiamo. Ecco qua che abbiamo potenza e coppia funzionante. Abbiamo anche il G-meter. Ci dà la rappresentazione della forza G nelle auto. Ora faremo un breve, breve giro, signori, perché non è che vi facciamo vedere tutto. Se la volete, la comprate. Quindi S3 2019, molto, molto bella. Questo layout. Possiamo avere anche la cartina, eccola qua, con Google Earth, la visualizzazione satellitare, che in realtà poi questo software è stato aggiornato alla 1.3.26 con le nuove mappe che non sono più di Google Earth. Ovviamente per vederle così serve l'abbonamento Audi Connect, mappe 2021. Adesso capiamo se riusciamo a installarle 2021-22, perché il cliente forse ha l'abbonamento Audi Connect attivo anche con le mappe, quindi contro il nostro interesse non ha senso fargli pagare le mappe. Di conseguenza adesso si informerà in concessionaria per capire se ha le mappe disponibili. Se ce le ha, tornerà da noi a fare qualche altra lavorazione. Se invece non ce le ha, gli faremo l'aggiornamento delle mappe, la 2021-22, sblocchiamo gli aggiornamenti futuri, eccetera. Abbiamo anche il video movimento, ovviamente è questo. Poi magari l'audio lo abbasserò leggermente qua, perché se no YouTube ci toglie il video, fondamentalmente, perché non abbiamo le licenze per farvi sentire questo audio. Comunque video movimento sbloccato. Abbiamo inserito i punti di interesse sulla cartina, abbiamo inserito i limiti di velocità, abbiamo inserito gli autovelox, abbiamo installato la retrocamera fondamentalmente su quest'auto, retrocamera originale con linee guida. Adesso arriviamo a un parcheggio e vi facciamo vedere anche la retrocamera funzionante. Volevo farvi vedere questa bellissima fondamentalmente visualizzazione del Virtual Cockpit, quindi potenza coppia, veramente abbiamo anche il boost, tanta tanta roba. Signori, ci vediamo fra poco che facciamo una manovra in retromarcia. Arriviamo in una piazzetta, signori, per parcheggiare con la retrocamera, retrocamera con linee guida. Vi insegno anche a parcheggiare, visto che nessuno lo sa usare. Si arriva, ci si mette a 45 gradi, si mette a retromarcia. Le linee ci stanno dentro, signori? Sì, ci stanno le linee. Quindi noi facciamo semplicemente retromarcia. Io, tra virgolette, non guardo nemmeno cosa faccio, correggo e la linea di arresto rossa è arrivata. Siamo perfettamente al centro. Ci siamo, ci siamo. Bene. Poi, ovviamente, se noi... Ah, vedi, start and stop è disattivato, anche ti viene fuori il simbolino di fianco alla S. Vuol dire che lo start and stop non trova le condizioni per entrare, ma noi non abbiamo disattivato lo start and stop, quindi non devi più premere start and stop. Quando ripartiamo, specchietto si rialza, la retrocamera esce, torniamo in modalità navigazione. Un'altra, anzi l'ultima cosa che vi faccio vedere, abbiamo inserito anche il manuale di bordo, che è una cosa molto utile che alcuni non hanno. Quando andiamo su manuale, abbiamo il libretto dell'auto, istruzioni, introduzione e tutto
l'utilizzo e l'esplicazione del virtual cockpit, di tutte le cose, quindi fusibili, tutto quello che vi può servire, signori. Va bene, giretto l'abbiamo finito, la cerolata l'abbiamo fatta senza di voi, perché noi ce la godiamo, voi no. E ci vediamo, non so quando il team metterà sto video, ci vediamo al prossimo video. Signori, abbiamo il sito nuovo, mi raccomando, link in descrizione, dopo cos'è che c'è, potete usare la mail, ma in realtà usate direttamente il link del sito www.vagelper.com, iscrivetevi, compilate il form, riceverete tutte le nostre risposte, assistenze per installazione, retrocamera, fanali, CarPlay, aggiornamento mappe, software, sensori di parcheggio. Chi più ne ha più ne metta, adesso io non sto neanche più qua ad elencarvele. Arrivederci.